24 stanze con ambulatori per la riabilitazione, studi medici e palestra per la fisioterapia, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al quarto piano del presidio territoriale di assistenza, ex ospedale Umberto I di Altamura, ha una casa tutta nuova. 800 metri quadri di superficie, ambienti spaziosi e una palestra colorata per prendersi cura di circa 900 tra bambini e adolescenti. Il nuovo servizio NPIA di Altamura può contare un organico di 22 operatori e dispone di 24 stanze, di cui 3 dedicate ad ambulatori medici, 2 ad ambulatori psicologici, 2 studi per il servizio sociale e una palestra attrezzata. La sala d'attesa e la palestra per la riabilitazione sono state decorate con murales da giovani artisti locali, così da rendere più confortevoli, colorati e piacevoli gli spazi dedicati all'accoglienza e alla permanenza dei piccoli utenti. È un processo che stiamo portando avanti come ASL di Bari di potenziamento della neuropsichiatria infantile. Quindi dopo aver ristrutturato e potenziato altri centri nella città di Bari, adesso abbiamo concluso con questo centro, quindi lo abbiamo finalmente ristrutturato, seguiranno anche nell'area murgiana a ruota anche il rifacimento e il rinnovamento del centro di Gravina e del centro di Sant'Eramo. Questa domanda, devo dire, non è ancora facile da soddisfare, quindi questi 800 metri quadri e questa bella struttura sono una risposta rilevante, soprattutto per un luogo, mi riferisco ad Altamura, tutta l'area murgiana,